Siamo? Sì, vai. Vai. Grazie Presidente, signori consiglieri, amministrazione, segretario. Finalmente ci siamo riusciti, nel senso che si è detto molto sapientemente dal Presidente che una delle funzioni prioritarie del Consiglio è quella degli indirizzi, di sentito la temperatura che c'è in città, di orientare insomma, e di favorire il dinamismo dell'amministrazione comunale, di mettere in agenda argomenti e aspetti sentiti dall'opinione pubblica che poi ovviamente l'amministrazione ha il compito di tradurre in atti concreti. Ebbene, ma l'emozione fu più profetica rispetto a quella che andiamo a discutere oggi, che però insomma, fu protocollata in Consiglio Comunale il 16 settembre 2014. Le cose di cui noi andiamo a parlare e che sono state, come dire, depositate quasi 2 anni fa, è sbalorditivo quanto siano attuali e quanto siano, come dire, state profetiche rispetto agli avvenimenti di questo anno e mezzo, perché il titolo della mozione per brevità annunciato dal Presidente annuncia di una mozione che parla del bilancio della destinazione Alghero, dove ovviamente in questa mozione, in questo elaborato, ci sta un po' tutto quello che è il dibattito, la discussione di questi mesi, in questi 18 mesi. Rientra il tema di Ryanair, che sappiamo che ci vende i clienti ma che non sono fidelizzati con la destinazione, rientra il tema dei suoi pubblici, rientra il tema della programmazione, rientra il tema dell'animazione urbana, rientra il tema della destagionalizzazione e contestuale creazione delle stagioni di spalla. Insomma, rientra il tema del rapporto tra l'amministrazione comunale e i suoi strumenti, uno su tutti i meta, che è ancora guidata da un'espressione del sindaco, dell'ex sindaco Urbano. Insomma, questa mozione, che paradossalmente è datata di 2 anni, è attualissima e forse se avessimo dovuto cercare il momento e un tempismo più adatto, migliore di questo non lo avremmo trovato. Certo, il rispetto, l'ossequio e l'elaborazione amministrativa di questi dettagli fatti 2 anni fa probabilmente avrebbero evitato a questa amministrazione, a questo consesso di dirigenti, perché fuori da qua è difficile che le reti lavori facciano le differenze tra chi è in maggioranza e chi è l'opposizione, perché a me capita quotidianamente di essere chiamato assessore, di essere colpevolizzato delle cose che non funzionano, mi fanno degli scambi in mezzo alla strada, voglio dire, siamo tutti poi, no, a pagare le spese insomma, di una macchina che funziona a scoppio, anzi di un treno che è fermo ancora alla stazione di partenza. Quindi insomma, detta questa introduzione, poi io insomma leggerò questa mozione che è data un po' dalle riflessioni insomma, fatte all'interno del partito in questi anni, ma anche che derivano da un'esperienza personale sul campo. Fatte queste considerazioni, insomma, io leggerò, io mi auguro che ci sia un dibattito, che sia una discussione, dopodiché mi servirò insomma, di fare degli interventi, insomma, anche prendo spunto dagli interventi dei colleghi consiglieri che sono convinto, in maggioranza soprattutto, abbiano affrontato, abbiano elaborato, abbiano discusso anche con chi ha il ruolo e l'onore di amministrare insomma, alcuni aspetti dei quali oggi insomma, vediamo tutte le falle. Quindi insomma mi appresto a leggere la mozione. Premesso che, tra l'altro io citerò anche il dispositivo del piano di commercio che è stato superato dal voto del 2012-2015, io questa mozione di 2 anni fa mi riferisco al piano commerciale del 2007 che è stato modificato per gli aspetti legati ai suoi punti a fine 2015. No. L'anno scorso, dicembre 2015, siamo nel 2016. È il 2016. È sempre del 2016, ragazzi. Sì, però quel regolamento è stato modificato in dicembre 2014. Sì, però è uguale perché comunque è successivo. Il concetto è uguale. È successivo, quindi è uguale. Sono uguale.
Quindi, appunto, contestualizzate l'aspetto, la questione del riferimento alle cose che sono state in ritardo della discussione della mozione. Quindi, premesso che con delibera il Consiglio Comunale del 3 ottobre 2007 è stato adottato il piano commerciale della città di Acheno, non senza aspre polemiche, per cui la loro posizione, eravamo noi, consigliere, presidente, eccetera, alcuni altri, per cui la loro posizione aveva messo in luce i gravi rischi ai quali la città, dopo la sua approvazione, sarebbe stata sottoposta. Quelle che sembravano polemiche strumentali oggi sono una triste realtà. Già nel 2007 avevamo annunciato, sembrava avessimo una sfera di cristallo, il caos al quale oggi stiamo assistendo. Nel 2007 dicevamo quello che ciò per cui non si è ancora intervenuto e ciò che sarebbe successo. E la loro maggioranza mi diceva che era un conservatore, che era contro il libero mercato, che la mano invisibile del libero mercato avrebbe regolato tutto, che sarebbe stato tutto messo a posto e che la città sarebbe diventata più attraente e più accattivante. Invece oggi nel 2016, dopo un po' di anni, abbiamo scoperto che quelle previsioni che avevano fatto sostenere l'alba dal suono della voce dei politici e il conflitto che avevano innescato mai furono più azzeccate. Quindi, viene ancora premesso che tra gli obiettivi del piano commerciale, tra gli altri, sono compresi la regolamentazione del commercio, la tutela del consumatore, la concorrenza, la trasparenza del mercato, il pluralismo e l'equilibrio delle diverse forme di vendita e delle tipologie distributive, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle micro, piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate. Premessa la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali per la valorizzazione della qualità sociale della città e del territorio. Favorire l'associazionismo tra le imprese, favorire la crescita di attività commerciali che integrino e valorizzino la qualità della città per la riqualificazione e il riuso di aree urbane, migliorando l'attrattività, vivibilità e sicurezza, avendo presente che le attività commerciali da sempre inserite nel centro storico assicurano un presidio, aggregano, rendono vivo, pulito e animato il centro, costituendo un freno al degrado e all'incuria. Quindi sempre il piano commerciale deve favorire la crescita e lo sviluppo di centri commerciali naturali verso distretti urbani per il rilancio economico e sociale delle città. I centri commerciali naturali sono reti di attività commerciali che si uniscono per offrire servizi integrati, programmare eventi, animare le aree urbane per contrastare l'aggressione della grande distribuzione organizzata che sta impoverendo il nostro tessuto imprenditoriale. La provincia di Sassari è una delle aree in Europa a maggiore densità di grande distribuzione organizzata. Che l'amministrazione intende affrontare il tema del commercio, coinvolgendo le forze imprenditoriali organizzate attraverso la costituzione di una consulta. Ritenuto che nonostante i buoni propositi elencati in premessa, le finalità per cui è stato varato il piano commerciale siano state in gran parte disattese. Ovviamente ci riferiamo sempre al piano commerciale del 2007. Certo, sì. E poi anche per questo però non si tra l'altro adesso ho modificato un articolo del piano, esatto, quindi sempre quello, quindi non ci siamo posti il problema di modificare quello, cioè, stiamo lavorando, abbiamo modificato, stiamo lavorando su un tassello, non su un impianto che io con questa mozione, se noi con questa mozione andiamo a contestare. Quindi ritenuto che stante le evidenti problematiche che si manifestano in città, che testimoniano l'inefficacia e l'agnosità del piano sotto molteplici aspetti, è necessaria una rapida, coraggiosa e incisiva revisione dello stesso. Rilevato che a causa di tali vuoti regolamentari assistiamo ad una sempre più crescente proliferazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande con relativi plateatici nel centro storico e nelle aree di maggior peso della città, al punto che la sentenza sui pubblici sta minando le più elementari regole di civile convivenza. 2014, che nonostante tali criticità, il settore della somministrazione funge da vero e proprio ammortizzatore sociale, a volte come autoimpiego, a volte attraverso centinaia di assunzioni stagionali, in una città in cui le prospettive occupazionali si riducono al solo settore turistico. Che non solo tra l'inadeguatezza dello strumento, ovviamente, normativa, ha messo a pregiudizio la permanenza di attività storiche riconosciute di eccellenza dal mercato, ma rischia di mandare in tilt l'intero sistema dell'offerta, comprese le nuove attività, ed ha trasformato rapidamente la città di Alghero in una gigantesca piattaforma food, in
particolare centro storico, pregiudicandone la forte vocazione identitaria. Per questo centro storico assomiglia sempre di più ad una piattaforma food di un centro commerciale e insomma quelli di negozi, quelle attività tipiche dei centri storici autentici, veri, che sono oggetto delle vacanze, delle visite di visitatori di tutto il mondo, sta perdendo la sua funzione. Chiede un seguito alla direttiva comunitaria sui servizi, la Bolkestein, che tra l'altro inciderà a breve anche sulla demanda, no? Sul tema delle concessioni demaniali. Da una parte, quindi attraverso la Bolkestein, da una parte il legislatore europeo ha introdotto norme che liberalizzano l'apertura di pubblici esercizi, dall'altra ha mantenuto l'obbligo di autorizzazione rilasciata dai comuni per le zone soggette a tutela, cioè quelle zone per le quali è consentito di adottare provvedimenti di programmazione dell'apertura di pubblici esercizi prevedendo divieti o limitazioni all'apertura di nuove attività qualora motivi di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriore flusso di pubblico nella zona interessata senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In questo paragrafo spieghiamo che molte città d'Italia si sono dotate di regolamenti, Firenze in particolare da poco, ma Lucca è stata la prima, per cui è vero che non si può continentare, ma è anche vero che se io costruisco un indicatore, stabilisco qual è, diciamo, l'indice medio di metri quadri per un luogo dove abito dei residenti, io per quella soglia posso evitare di dare autorizzazione, perché si somministrano alcolici, perché ci sono delle aggregazioni, Che complessi problemi del commercio, settore portante della nostra economia, non possono essere affrontati con soluzioni empiriche o sperimentazioni fantasiose, ma attraverso un serio approccio tecnico che sappia mutuare le migliori esperienze in atto nel paese. Cioè non stiamo andando a scegliere qual è il gusto del cono gelato che andiamo a mangiare quando decidiamo di dare un'impostazione sul piano commerciale, o decidiamo rispetto magari a una intuizione che deriva dalla conversazione della parrucchiera e questa scelta è migliore di un'altra. Stiamo parlando di scienza, stiamo parlando di pratiche già attivate in contesti molto più complessi del nostro, alle quali insomma bisogna riferirsi anziché affidarsi a stregonerie, perché di stregonerie stiamo parlando spesso nella gestione di queste dinamiche. Cioè, tali complessità non hanno soluzioni mai individuali, ma è sempre più importante riconoscersi in un sistema che muova verso la stessa direzione, in cui istituzioni e soggetti privati sappiano mettere in atto modelli di condotta unitaria. Cioè quando si fa politica e si incide su queste questioni, se non lo si fa insieme vuol dire che si traggono conseguenze e la politica non sta assolvendo la sua funzione e si cede il passo, si passa la mano, non si fanno le battaglie attestate, perché stiamo giocando con economia, stiamo giocando con posti di lavoro, stiamo giocando con il tessuto imprenditoriale, stiamo giocando con i tempi di una città, stiamo giocando con la competitività di una destinazione. Quindi se non si è in grado di attivare un percorso di alleanza con il sistema economico vuol dire che non si è capace di fare quel lavoro e si passa la mano, si è responsabili, si diventa responsabili. Non si può pensare che non si è capiti e che la medicina è quella giusta tra voi, altrimenti comando io, aspettiamo il prossimo. Non possiamo aspettare, non si può aspettare. C'è una responsabilità subordinata che deve regolare la mano di chi amministra. Per cui o si fa le cose insieme e ci si media a oltranza fino a trovare la soluzione, oppure non esistono scelte e soluzioni date dall'alto. Dopo di un anno siamo in queste condizioni, perché si è usata la protervia, un atteggiamento così impositivo che ha compromesso anche le relazioni. Parlo del sistema economico, parlo degli esercenti, parlo dell'ossatura della nostra offerta. C'è la capacità competitiva del territorio, ovvero il commercio, sempre più protagonista è lo stesso, unito ai servizi, in particolare quelli turistici, è in continua evoluzione e, insieme, sono caratterizzati da un forte dinamismo e rapide trasformazioni, che trovano la loro massima esaltazione nei distretti urbani del commercio, i DUC, i quali hanno come obiettivo principale il marketing urbano e la creazione di prodotto, che poi diventano la destinazione. Gli stessi possono essere potenziali strumenti operativi,
oggetto di politiche per l'innovazione già sperimentati in numerose smart cities, un termine usato, città intelligenti non sono le città dove ci sono le antenne collegate con la NASA, ma le città intelligenti sono le città in cui si attuano i processi industriali, dove si scambia, come dicevo, esperienze, espertise, relazioni con gli attori protagonisti. Già fare questo è una cosa da città intelligente, per quello che mi compete. Già fare questo, già organizzare in questo modo, e c'è un'altra attività. Sottolineato che Alghero da sempre è considerata una meta turistica irrinunciabile, non solo per i turisti d'oltremare, ma soprattutto per gli abitanti dell'isola che ogni qualvolta, opportunamente stimolati in svariate occasioni, in qualsiasi periodo dell'anno, hanno sempre risposto in migliaia. Quando pensiamo alla destagionalizzazione, quando pensiamo a creare stagioni di spalla, non sempre ci dobbiamo riferire ai turisti che ci portano Ryanair. Guardate, ha maggior ragione quando Ryanair ci minaccia e non viene più. La competizione si accorcia, allora è importante rivolgerci al turista a chilometro zero, o dentro 100 km, che hanno sempre risposto a migliaia quando questa città si è organizzata. Oggi questo ruolo ce lo spiega molto bene, insomma, la comunità circostante, i paesini limitrofi, no? Basta una sacca di carciofo che anche noi greci andiamo, ci riversiamo in migliaia. Guarda che noi non stiamo riuscendo, come dire, a catalizzare, non stiamo riuscendo a riportare qui i sassaresi, che sono qui a 30 km di distanza, ci sono 150.000 abitanti, come se avessimo voli continui che ci portano ogni giorno 150.000 abitanti. Possibile che preferiscono passeggiare in Piazza Italia e via Cavour? Questo problema ce lo vogliamo porre? È possibile che i nostri cugini sassari non abbiano più il gusto di andare a Sassari o che trovano più accattivante andare a passeggio per via Cavour? Per Ocean, per l'Italia? Evidentemente abbiamo bisogno di fare un po' più di innovazione. È possibile che io il prossimo anno non vedrò che sei aperto per portare mio figlio a vedere le installazioni di via Luzzatti a Sassari? Avendo quasi certezza, e lo dico stimolando, provocando, della speranza che sia così, se davvero si investa tutto per l'ultimo giorno dell'anno e la città sia un deserto, quasi come se fossimo nel primo di novembre, durante i giorni di Natale. Riflessione. Sottolineato che è necessario costruire politiche attive di destinazione per incrementare, orientare ed accompagnare, anche attraverso un processo di innovazione di prodotto, nuovi flussi turistici verso la nostra città e territorio, soprattutto le stagioni di spalla, secondo me. Sempre sottolineato che la Camera di Commercio di Sassari ha manifestato pubblicamente nel 2014, ma vi confermo di forte salute del Presidente Sini, con cui ho fatto 5 ore di riunione l'altro giorno, non più di 3 giorni fa. Quindi nel 2014 dicevo che la Camera di Commercio di Sassari ha manifestato pubblicamente a più riprese che riconosce nella valorizzazione del commercio nelle aree urbane, attraverso la creazione dei distretti urbani del commercio, uno degli obiettivi di maggiore rilievo per lo sviluppo economico del territorio ed è disposto a sostenere tali processi anche economicamente. Quindi la scusa che non ci sono soldi non vale più. Cioè la Camera di Commercio dice, perché siamo città terzializzate, perché l'industria, se ti interrogo, vi chiedo qual è il sistema industriale del territorio. Quali sono le industrie della Sardegna? Tortalini. Siamo noi, è il turismo, sono tutti gli esercizi, sono i servizi. La Camera di Commercio che ha anche delle risorse, che è sottoposta anche alle risorse, da investire nell'economia, vede il commercio, i servizi, il turismo, e poi mette molto anche la filiera del primario, come obiettivo prioritario delle proprie politiche. Vorrei sapere quante riunioni ci sono state fatte in questi due anni con il sistema camerale. Quindi tutto ciò premesso, arriva alla conclusione. Il Consiglio Comunale impegna sindaco e giunta affinché si individui in tempi rapidi un appalto qualificato di comprovate esperienze e affidabilità per accompagnare l'amministrazione e gli operatori economici per un rilancio della destinazione Alghero attraverso le seguenti azioni.
realizzazione di un piano di sviluppo territoriale di marketing urbano e nascita di un town center management, che è un concetto, è una rete dove dialogano fortemente gli operatori privati organizzati e l'amministrazione pubblica con i suoi strumenti per concertare e decidere insieme quelle che sono le politiche di destinazione, però con alle spalle un piano, cioè così come programmiamo il traffico, i litorali, il piano urbanistico, la viabilità, anche questa materia, come tutte le cose della vita, vanno programmate con strumenti ai quali poi chiunque passi, perché oggi ci siamo noi ad amministrare, domani ci saranno altri, si attengano. Abbiamo fatto fiore anche queste ciclabili e lo stiamo portando avanti, c'è un piano strategico che è una cornice di contesto e la stiamo seguendo anche consapevolmente, è citato in tutti i documenti. Quindi pianificare significa avere un orizzonte che supera la nostra vita all'interno, politica intendo, diamo lunga vita a tutti, all'interno di questa amministrazione, ma pianificare significa, come dire, assumere l'onere di programmare e nel tempo, nel corso del tempo, anche variare. Se manca, qui stiamo parlando di pianificazione rigida, cristallizzata, si pianifica, si legge il contesto, poi in questi tempi pianificare si pianifica ormai a un anno, due anni, si fa un contesto, dopodiché diciamo il mercato, la globalizzazione, gli eventi, no? Che capitano a livello internazionale, così come, come dire, un evento sismico si propaga con un indotto alle quali siamo tutti sottoposti. Quindi non spaventiamoci se diciamo che va pianificato tutto. All'inizio di questa pianificazione poi c'è la possibilità di essere dinamici nelle operazioni. Quindi la costituzione del distretto urbano del commercio, che significa una cosa più ampia rispetto a un centro commerciale naturale, significa mettere insieme e favorire anche la nascita, dove non si è creata, di un ecosistema in cui le zone della città si organizzano, si rappresentano e dialogano insieme come se fossero gli arti di un organismo. Centro storico, Sant'Agostino, la Pietraia, un po' come funzionano i contesti di quartiere, nell'impegno civico, allo stesso modo va fatto con il sistema economico, dove i commercianti si rendono protagonisti, ma non perché li convochiamo per raccontargli come devono pensare, per dirgli quali sono le scelte che andranno a ricadere sulle loro attività, per chiedergli un affidamento per lavorare insieme, sperimentare e sbagliare insieme, trasferendosi responsabilità, capacità sfidante, competenze, in modo che si generi quella coscienza collettiva che faccia anche crescere un po' questa città, che la faccia maturare, dove i temi dell'impresa diventano temi del gruppo dirigente e dove i temi del gruppo dirigente diventano anche i temi dell'impresa. Così si esce dalla condizione, come dire, di muretti a secco, di diffidenza reciproca, di scarsa capacità di affidamento reciproco, e si esce anche da quel concetto che è superato, vecchio, in cui l'amministratore di turno va in cattedra e insegna agli altri come si deve vivere, come si deve respirare, e viceversa gli altri non riconoscono, evidentemente, uno che viene da un mondo diverso e viene visto come un corpo estraneo. Il politico è la politica. Deve uscire dalle carte e dalle scrivanie e mettersi a fianco di chi opera e insieme guardare l'orizzonte, a fianco però, non da dietro una cattedra o sopra un pulpito e solo per il fatto di avere un microfono ci si sente di avere la scienza infusa. Stiamo uccidendo questi processi, stiamo come dire, regredendo da questo punto di vista. Creazione di una task force per assicurare il fundraising sui progetti finanziati dalle leggi regionali, nazionali, comunitarie e dare supporto per la sperimentazione di metodiche di intervento innovative e favorire la predisposizione di atti amministrativi specifici. Eravamo nel 2014, eravamo all'inizio del settennato 2014-2020. Abbiamo fortuna, abbiamo una grande fortuna, perché nella discussione tra la regione e la comunità europea siamo, come dire, oggi nel 2016 è come se fossimo nella loro 2014, nel senso che i bandi, le provvidenze,
come dire, i flussi miliardari di finanziamenti che stanno per arrivare sulla testa dei sardi e dell'istituzione della Sardegna ha il suo start, la sua partenza in questa annualità. Se vedete, se stiamo attenti sui giornali, noteremo che Pascio, verso la programmazione Pascio, presente il video, ogni giorno raccontano che stanno per partire i bandi, stanno già iniziando, ci sarà solo sul piano di sviluppo rurale 1.300.000.000 di euro, per non parlare del commercio, della qualificazione sull'innovazione, Horizon 2020, insomma tutto quello che tutti i titoli devono conoscere. Però nel 2014 io ero un po' certo del fatto che, fossimo, che non fossimo pronti. Sono passati 2 anni e non è conto la regione, è un'opportunità. Come ci organizziamo? Come stiamo organizzando l'ufficio di programmazione? Che ruolo sta svolgendo Meta? Meta fa concerti, si occupa solo di allestire parchi, di mettere sedie, di vessare tutti quelli che vogliono venire da Chiara per fare eventi, iniziative, e viene utilizzata come bancomat, si occupa di schitarrate in piazza, o Meta può e deve diventare il luogo, l'eticentro, usando anche la flessibilità finanziaria, la capacità di attivare anche relazioni con consulenze, il luogo della programmazione e progettazione in seno agli argomenti che io, di cui io sto parlando. Io non sto parlando di programmazione in seno alla sanità, inclusa, io sto parlando dell'animazione urbana, del turismo, dello sviluppo della destinazione. Stanno arrivando i soldi, tanti, ci scorreranno sopra la testa e non avremo, come dire, lo strumento, come dire, la task force alla quale mi riferisco per farlo. Abbiamo una grande occasione, lo dico anche, diciamo, sfiorando, no, il tema della rete della città, della rete metropolitana, perché è vero che non c'è più la provincia, ma i comuni ora si dovranno far carico della programmazione, come dire, sovracomunale. Noi abbiamo una task force incubata all'interno di Multis, che sono 8 persone che hanno fatto dei pitti, quindi dal 2006, forse anche prima, quindi loro già con Subgest hanno gestito questa complessità, perché bisogna anche saper parlare il linguaggio di Bruxelles. Quindi si inserisce il tema della rete metropolitana, si inserisce il tema di Multis, so che ci sono poche ma buone reti che mi stanno ascoltando, si inserisce anche le relazioni tra alcuni dirigenti della nostra amministrazione che sanno di che strumenti stiamo parlando. Possiamo unire attraverso Meta altre competenze che possono formare la task force alla quale mi sto riferendo e possiamo finalmente riempire i cassetti di progetti, non aspettare i bandi e poi scrivere i progetti di fretta alle 3 del mattino, ma riempire l'amministrazione di progetti, per cui ogni volta che c'è un bando noi siamo i primi a candidare un progetto, perché le amministrazioni virtuose hanno i progetti, sanno già che cosa gli serve e quando escono i bandi hanno pronto il progetto. Allora noi non stiamo progettando, non ci stiamo attrezzando, non ci stiamo organizzando, siamo in ritardo ma siamo ancora in tempo, e tutto questo lo facciamo se mettiamo in moto un sistema di back office intelligente, consapevole, capace, valorizzando tutto quello che c'è intorno a noi, e anche in un dialogo franco ma serrato con Sassari, perché in questo gioco della rete metropolitana, così come in politica, chi ha capacità, gambe per correre, si prende il ruolo, si prende il ruolo. Quindi quale sia l'architettura istituzionale, chi ha comandi, capacità e tiro da tessere, si prende il ruolo. Sassari ha bisogno di una vera incazzosa, dinamica, progettuale, capace, che mette in moto i meccanismi. Sassari ha bisogno, però questo ruolo non ce lo regalano, non ce lo darà nessuno, ce lo dobbiamo prendere, e ce lo prendiamo se mette in moto, come dire, il set office al quale vi riferisco. Arrivo a confusione. Realizzazione di un piano di comunicazione. Abbiamo parlato della creazione del prodotto, abbiamo parlato delle risorse finanziarie per realizzarlo, abbiamo necessità di fare anche un piano di comunicazione, anche delle cose che abbiamo già pronte che sappiamo fare, poi magari ci torniamo, no? I nostri eventi, le nostre professionalità, le nostre eccellenze. Questo piano di comunicazione non è che lo facciamo 2 mesi prima della stagione, ma voi immaginate se i campionati della moda si facessero 2 mesi prima della stagione? Stiamo parlando della stessa cosa. Quando si presenta, in questi giorni si sta presentando la coalizione estate del 2017, i meccanismi sono gli stessi, la convenzione del 2017 si presenta adesso, quindi quando qualcuno pensa di anticipare 30 giorni le realizzazioni precedenti si sta
dire, turisti che magari transitano qui, ritornate perché il prossimo anno vi facciamo vedere questo film con colori diversi, con scenari diversi. Quindi va fatto tutto l'anno prima, come nella moda, così è più chiaro, no? Si capisce meno. No, il prossimo anno sapremo già, se lo chiediamo alla consigliera Moglio, lo sa già, che loro li vanno di moda il prossimo anno. Il prossimo anno pastello. Esatto, vengo a dire che il prossimo anno mi deve dire proprio il pastello, capito? Se quest'anno ce l'hai il rosso, giallo quest'anno, il prossimo anno pastello, però dobbiamo dire un anno prima, prima degli altri, e non costa più come un tempo, che dovevamo spendere milioni di euro nelle cappelline degli aerei. Quando usate i social network, si usa la rete, costa tutto molto di meno, ci sono i blogger, c'è tutto un sistema di comunicazione. C'è YouTube, c'è il passaparola, ci siamo noi, bene, finisco l'ultima sera, grazie. Al quinto punto sono sempre, realizzazione di un piano di formazione composato da un operatore di settore, anche lì, la formazione, cioè non è che l'amministrazione comunale fa corsi di formazione, guardate bene, ma si crea un meccanismo di alleanza con gli enti di formazione. Qualcuno di voi sa, ma sento parlare di EDTS, ente di azionari di servizi, fanno formazione, sì, qualcuno sa, di voi sa cos'è il promocamera, fa formazione, cos'è il performa, fa formazione, sono tutti soggetti, enti che fanno formazione. È possibile che l'amministrazione comunale non si renda conto che si può fare formazione, che può promuovere la formazione di questi soggetti, anche la consigliera Piccone, l'amministrazione comunale si rende conto magari che nel presenza degli hotel, che sono i luoghi della comunicazione vera, ma voi quando in vacanza ti chiedete cosa fare, no, presenza. Ci poniamo il problema di qual è il personale ingaggiato nel presenza degli hotel, sei in grado di comunicare, di raccontare sulle opportunità che ci sono? Allora, l'amministrazione perché non può costruire dentro l'alleanza di cui vi parlavo, nell'affiancamento di cui parlavo, una stagione di formazione, compreso i suoi addetti, compreso il corpo di polizia municipale, compreso gli uffici turistici, poi magari parleremo di un aeroporto che è dato in mano la Dinamo, ci può servire un canestro, no? Non si fa due tiri, ma non c'è neanche il canestro. Quindi la formazione. E quanti milioni di euro scorrono sulle nostre teste sulla formazione? Consigliere Piccone. Quanti milioni di euro? Che fa la formazione? E poi il punto 6 più facile, insomma, per disposizione di strumenti di incentivo e orientamento alle attività. Che vuol dire, insomma, anche incentivare, favorire, no? Da dove in un sistema riteniamo che ci siano delle carenze, l'amministrazione comunale deve incentivare perché queste vengono colmate, e dove riteniamo che ci siano, come dire, un sovradimensionamento, magari lavorare per costruire, come dire, anche dei paletti, no? Perché non facciamo del bene se non ci poniamo il problema dell'offerta nei settori di sovraordinanza. Pensate che, chiudo, in Toscana si sono posti il problema dell'apertura dei kebab nei centri storici, sono riusciti a fermarla, nell'H24, insomma, c'è niente lavoro da fare, no? Allora, tutte queste cose qua, chiudo, nel dispositivo, non è scritto in grassetto, non so se l'avete letto, c'è, e tutte queste cose qua non le fa il segretario comunale, il dottor Guido Calzia, l'assessore XY, il consigliere comunale Z, il presidente, sapete che le faccio Massimo Cadetta queste cose? Solo perché il presidente è lui che gli fornisce. Allora, bisogna comprare professionalità. Professionalità che hanno fatto però, che abbiano queste escursi, queste esperienze. E allora queste professionalità, vi sottolineo che ci sono sul mercato e costa un cane, ma ci sono anche vicino a noi, a pochi metri da noi, che muovono cose a livello nazionale, che hanno trasformato la vocazione città in bene. Torino, che è una città industriale, è stata città del tempo libero, non del fuori casa, Parma, che sono, come dire, dentro la rete delle associazioni che noi chiamiamo quotidianamente per fare politica, ma non per fare l'amministrazione, perché non pensiate che le cose che si fanno come con Sconveggio siano riunioni di amministrazione, sono riunioni politiche.
Quindi insomma è tutto con prezzo questo, è a disposizione, è pronto per essere varato, è pronto per essere elaborato. Quindi sta all'amministrazione il compito di capire che stiamo creando un tavolo della cosa e che non stiamo cercando a trattarietto. Quindi bisogna capire qual è la dimensione dell'azione che noi vogliamo svolgere per questa città. Grazie.